Paladin vuol dire cantastorie ed è il nome di questa avventura che mi accompagna, che porto avanti da 30 anni. Avventura che nasce in questo paese dove io sono nato. Iniziato 30 anni fa aprendo una birreria. A un certo punto del percorso non potevo fare altrimenti che legare la produzione della birra a quello che era la mia natura contadina. E quindi ho iniziato a creare una filiera agricola per dimostrare che la birra è terra. Birra Baladin è stato uno dei 5 birrifici che hanno fondato il movimento della birra artigianale italiana ed è indiscusso il fatto che sia a capostipite di quello che è diciamo, il filone di questo movimento. Siamo oggi il birrificio più importante a livello di numeri del mondo della birra artigianale. Lavoriamo con oltre 30 paesi nel mondo, 10.000 clienti diretti, un obiettivo molto molto ambizioso che è quello di diventare entro il 2022 il primo birrificio al mondo completamente indipendente. Oggi siamo qua, no? In un nuovo progetto di un open garden che diventerà il posto di unione tra quello che è la realtà contadina e la tecnologia assolutamente molto avanguardistica per difendere quello che noi facciamo nei campi. Siamo nel cuore della sala cottura, dove viene prodotto il mosto. Sala cottura che è una parte di questo birrificio assolutamente molto tecnologico e innovativo, dove aziende italiane si sono messe a disposizione a 360 gradi per portare tutto quello che era il loro know-how all'interno di un mondo guidati da noi per la produzione di birra viva. Siemens ha fatto un bellissimo lavoro di supporto di tecnologia a tutto quello che sono state queste aziende, un risultato assolutamente incredibile. Il nostro birrificio è stato progettato attorno all'obiettivo di raggiungere una qualità eccellente della birra artigianale non pastorizzata e una sostenibilità ambientale ed energetica di tutto lo stabilimento all'interno del processo produttivo, ma anche complessivamente delle infrastrutture. Siemens si è rivelato il partner ideale per poter realizzare un'infrastruttura di automazione e controllo che ci consente di monitorare in continuo i parametri tecnologici dello stabilimento per garantire la qualità del prodotto ma anche il controllo e il miglioramento dell'efficienza energetica di ogni singolo centro di lavoro, al punto tale che abbiamo imposto gli standard di comunicazione interni allo stabilimento a tutti i fornitori, compresi quelli che magari inizialmente non erano così propensi ad adottare questo che riteniamo lo standard di automazione di comunicazione industriale più avanzato, più aperto e più fungibile in questo momento per i nostri obiettivi. Innovare significa saper comunicare, saper collaborare. Occorre, per raggiungere e superare le sfide e gli obiettivi che abbiamo davanti a noi, scegliere dei partner che stimolino le idee e trasmettano nuove passioni. Questa in sintesi è l'avventura che abbiamo vissuto in questi ultimi mesi con Teo e con Baladin nella realizzazione del nuovo stabilimento di Piozzo. Uno stabilimento altamente innovativo, con elevato grado di efficienza energetica, di sicurezza e grande attenzione ai temi ambientali. Questo è il nostro ingegno per la vita. Il punto di forza del progetto è un quadro di distribuzione principale in grado di inserirsi perfettamente all'interno di un impianto altamente automatizzato, con importanti obiettivi in termini di efficienza energetica. Con l'utilizzo di interruttori scatolati di ultima generazione Senton 3VA e strumenti di misura PAC 4002 in comunicazione Profinet con lo SCADA WinCC è possibile monitorare e gestire i consumi di energia elettrica di ciascuna utenza in modo tale da garantire il miglior servizio continuativo che corrisponde al minor consumo di energia elettrica.